Amici e amiche di TV City, bentrovati in questa nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. Questa puntata è dedicata ai playoff di Serie B e di Serie C. Cominciamo dalla Serie B che, oltre a Frosinone e Genoa, dovevano decretare la terza squadra promossa in Serie A. Cominciamo dal turno preliminare. La prima sfida vedeva di fronte il Sud Tirol e la Regina, dove i padroni di casa si sono imposti per 1-0 con il gol di Casiraghi proprio nei minuti finali, quindi Sud Tirol qualificato al turno successivo. L'altra sfida vedeva di fronte il Cagliari e il Venezia. Gli uomini di Ranieri si sono portati sul 2-0 con la doppietta di Lapadula. Nulla è servito il gol di Pierini per il Venezia, quindi Cagliari anch'esso qualificato alle semifinali, dove entrano in scena le prime due squadre classificate, cioè il Bari e il Parma. Il Bari doveva affrontare il Sud Tirol nella semifinale. La sfida di andata giocata a Bolzano ha visto imporsi gli uomini di casa per 1-0 con il gol di Rover. Stesso risultato a parti invertite al San Nicola di Bari, dove i Galletti hanno vinto per 1-0 e per la classifica ovviamente è avvantaggiato il Bari, che quindi si è qualificato per la finale. L'altra semifinale invece vedeva di fronte il Cagliari e il Parma. Pirotecnica sfida all'Unipol Domus di Cagliari, 3-2 per i sardi. Gli emiliani erano in vantaggio per 2-0 con le reti di Benedicac e di Somm. I sardi poi hanno ribaltato completamente la situazione nel secondo tempo. La doppietta di Luvumbo e il gol di Lapadula hanno regalato il successo al Cagliari per 3-2. La sfida di ritorno giocata al Tardini e di Parma si è invece chiusa sullo 0-0, che quindi ha premiato il Cagliari, che si qualifica così per la finale. La finale quindi vedeva di fronte il Cagliari e il Bari. L'andata giocata in Sardegna si è chiusa sull'1-1, il vantaggio sardo con Lapadula, pareggio nei minuti finali del Bari con Antenucci su calcio di rigore. La sfida di ritorno invece giocata alla San Nicola, il Bari doveva solamente pareggiare la partita per essere promosso in Serie A, ma proprio al 94esimo Pavoletti, appena entrato, sigla il gol vittoria del Cagliari, quindi gli uomini di Ranieri sono promossi in Serie A dopo una sola stagione trascorsa in cadetteria. Passiamo ai play-out, la sfida per non retrocedere che vedeva di fronte il Cosenza e il Brescia. Le due squadre avevano chiuso il campionato a pari punti. La sfida di andata giocata alla San Vito Marulla di Cosenza ha visto la vittoria dei rossoblù padroni di casa per 1-0 con la rete di Nasti. Il ritorno giocato a Rigamonti di Brescia, dove al Brescia serviva vincere con due gol di scarto per essere salvo. Il Brescia era in vantaggio per 1-0 con la rete di Bisoli, ma proprio nei minuti di recupero il pareggio calabrese con Meroni ha regalato la salvezza al Cosenza. In realtà la sfida è finita 1-1, ma gli incidenti successivi al gol del pareggio calabrese hanno costretto l'arbitro a sospendere la partita per oltre mezz'ora. Poi, una volta ripristinata la situazione, l'arbitro ha potuto chiudere il match, ma per la giustizia sportiva questo non è bastato a evitare la sconfitta a tavolino del Brescia per 3-0, quindi oltre al danno anche la beffa. Oltre alla retrocessione, il Brescia sarà costretto anche a giocare a porte chiuse le prime sfide del prossimo campionato di Serie C, da dove il Brescia mancava da ben 38 anni. Infatti l'ultima volta dei Lombardi in terza serie è stata nel 1985. Passiamo ora alla Serie C, dovevano decretare la quarta e ultima promossa in Serie B dopo le tre squadre che avevano vinto i gironi di Serie C. Cominciamo dai quarti di finale. La parte alta del tabellone era di fronte il Foggia e il Crotone. Il Crotone era una delle grandi favorite alla vittoria finale, ma si è dovuto arrendere ai pugliesi. 1-0 la sfida di andata giocata a Foggia, 2-2 la sfida di ritorno giocata all'Ezio Scita di Crotone, quindi Crotone clamorosamente eliminato dal Foggia che va in semifinale. L'altra sfida nella parte alta del tabellone vedeva di fronte il Pescara e la Virtus Entella, un'altra delle squadre che puntavano alla promozione. Qui doppia vittoria invece degli abruzzesi, 2-1 all'Adriatico di Pescara, 3-2 il ritorno in Liguria, quindi Pescara promosso in semifinale. Nella parte bassa del tabellone era favorito il Pordenone sul Lecco, ma anche qui risultato completamente stravolto. Il Pordenone in realtà era riuscito a vincere in Lombardia in casa del Lecco per 1-0, ma poi è crollato nello stadio di casa per 3-1 e quindi i Lombardi sono qualificati per la semifinale, dove hanno trovato la vincente tra Vicenza e Cesena. Vincente che in realtà non c'è stata, perché le due sfide, la prima al Menti e poi la seconda al Manuzzi di Cesena, si sono chiuse tutte e due sullo 0-0, ma per la classifica era stato promosso il Cesena in semifinale in quanto meglio
piazzato le semifinali, quindi sono state la prima tra il Foggia e il Pescara, 2-2 la gara di andata giocata alla Zaccheria, 2-2 il ritorno giocato all'Adriatico di Pescara. La sfida si è decisa ai calci di rigore e ai calci di rigore ha vinto il Foggia, che quindi elimina il Pescara e si classifica per la finale, dove è trovato il Lecco, che a sorpresa ha di nuovo ribaltato i pronostici andando a vincere contro il Cesena 1-2 per il Cesena in Lombardia. Il Lecco poi ha vinto in trasferta per 1-0, anche qui calci di rigore che hanno premiato i lombardi, la vittoria per 5-3, quindi ha regalato la sfida del Lecco al Foggia. Foggia e Lecco quindi si sono sfidate in finale, l'andata si è chiusa con la vittoria per 2-1 del Lecco in Puglia, prima il Foggia in vantaggio, poi risultato ribaltato dagli ospiti che si sono imposti anche la sfida di ritorno. Anche qui l'andamento è stato più o meno simile, col Foggia in vantaggio, poi la squadra di casa ha ribaltato fino alla 3-1 finale, che quindi ha regalato al Lecco la storica promozione in Serie B dopo, pensate, 50 anni di attesa. Quindi Lecco che si aggiunge alle altre squadre qualificate promosse in Serie B, cioè la Feral Pisalò, la Reggiana e il Catanzaro. Questa era l'ultima notizia di questa puntata. Vi ricordo che se volete darci consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!